Buonasera a tutti, spero mi sentiate. Sono Gianna Betta della città metropolitana di Torino, direzione risorse idriche. Do il benvenuto a tutte e a tutti quelli presenti. Vedo che i partecipanti si stanno via via aggiungendo, quindi attendiamo solo ancora qualche minuto che aumenti l'affluenza dei partecipanti. Intanto devo ringraziare tutte e tutti perché vi siete registrati in moltissimi. Abbiamo visto una partecipazione di 77-78 persone che si sono registrate da 48 comuni diversi, quindi siamo molto contenti, molto soddisfatti della partecipazione. Cercherei di introdurre lentamente, appunto, attendendo la partecipazione di tutti. Spero appunto che mi sentiate. Avete una chat nella finestra di fianco a voi per poter comunicare con lo staff. Quindi per qualunque difficoltà di collegamento potete fare riferimento alla chat per quanto sia possibile supportarvi. Diamo avvio questa sera al primo di tre incontri che abbiamo pensato come città metropolitana e come ANCI Piemonte destinati alla formazione di amministratori del nostro territorio. Questi incontri saranno su tre tematiche diverse. Questa sera la dottoressa Gatti della città metropolitana presenterà un focus sulla comunicazione istituzionale ai tempi del Covid-19, quindi molto attualizzata rispetto alla situazione che stiamo vivendo, mentre i webinar che saranno proposti la prossima settimana, in particolare martedì 5 maggio e venerdì 8 maggio, sempre nel pomeriggio, saranno dedicati a due temi più tecnici, l'uno sulla protezione civile comunale, sul piano di protezione civile comunale, e l'altro sul tema dei territori fluviali e la biodiversità. Appunto, questi webinar, questi incontri di formazione che abbiamo deciso di proporvi, anticipano leggermente quelli che speriamo saranno gli incontri pensati per il progetto finanziato dalla Regione, che si chiama Acque Territorio, per il bando regionale della partecipazione dei giovani amministratori alla vita sociale e politica dei territori, che ci è stato finanziato dalla Regione Piemonte e che prevede una serie molto più numerosa di incontri e che prevede molti partner, tra i quali sei comuni capofila dei rispettivi contratti di fiume e di lago che gestiamo in città metropolitana per fare incontri tematici su ambiente e territorio in presenza. Quindi è chiaro che dobbiamo attendere ancora un pochino per capire che cosa succederà, cioè se riusciremo a proporre questi incontri ancora in presenza oppure se dovremo ricorrere almeno parzialmente a metodi alternativi. Infatti gli incontri che proponiamo adesso vorrebbero essere anche una sorta di sperimentazione per capire il vostro gradimento di questo tipo di formazione che potremmo comunque proporre nel frattempo e verrà valutato anche attraverso un questionario che il sistema vi proporrà nel momento in cui chiuderete il collegamento questa sera e in tutti i webinar a cui parteciperete eventualmente, che servirà appunto per capire quanto abbia funzionato o sia stato di gradimento comunque questo tipo di incontri. Dunque, intanto, questa sera, prima della presentazione della dottoressa Gatti, ci saranno i saluti istituzionali ai quali tra poco passerò la parola per il saluto, rispettivamente del vice sindaco metropolitano Marco Marocco, della consigliera metropolitana
con deleghe sia alle politiche giovanili sia all'ambiente, Barbara Zarà, che contemporaneamente anche vicepresidente di ANCI Piemonte, e successivamente se riuscirà a raggiungerci al direttore di ANCI Piemonte, Marco Orlando. E successivamente vi lascerò con la relazione della dottoressa Gatti. Approfitto ancora per dare qualche indicazione tecnica sull'incontro di questa sera, sul funzionamento di questo webinar. Allora, come vi dicevo prima, avete una chat, la possibilità di scrivere sulla chat sul sistema. Attraverso la chat potrete fare domande. Le domande potranno essere fatte, inviate in qualunque momento dell'incontro, ma le risposte, diciamo, da parte della relatrice verranno date alla fine della relazione. Se si tratterà invece di risposte tecniche, nel senso rispetto all'organizzazione oppure alla gestione del webinar, saranno invece gestite dallo staff che sta seguendo in questo momento il nostro webinar e che è composto dalle colleghe Emanuela Sarzotti, Nuna Tognoni, Claudia Rossato e Enrica Gaggero di Città Metropolitana scusate, ma un attimo di. Scusatemi, da Lara Graziano di ANCI Piemonte, scusa Lara, che vedrete che possono rispondere eventualmente alle vostre domande. Quindi sarete comunque assistiti in qualche modo anche da tutto lo staff. Alcune domande riusciranno, come dire, ad avere risposta durante la serata. Probabilmente, se saranno molte, ad alcune domande probabilmente lasceremo una risposta successiva per iscritto. Chi preferisce fare domande direttamente, quindi dal vivo, diciamo così, potrà avere al termine della relazione il microfono da parte dello staff che di volta in volta lo cederà a chi si è prenotato. E potrete prenotarvi attraverso l'alzata di mano virtuale che potete attuare attraverso questa manina virtuale che dovreste vedere sul vostro sistema. Io direi che, se non ho dimenticato nulla di fondamentale, potremmo cominciare con i saluti istituzionali a partire dal vice sindaco Marco Marocco e poi ci riaggiorniamo prima della relazione della dottoressa Gatti. Buon incontro a tutti e a tutte. Sì, eccoci, buonasera a tutti, a tutte. Porto i saluti istituzionali dell'amministrazione metropolitana, quindi della sindaca Chiara Pendino, dell'intero Consiglio metropolitano e chiaramente i miei personali. I ringraziamenti vanno subito agli uffici, che in attesa della ripianificazione del calendario degli eventi hanno pensato di organizzare questi incontri, video incontri con i giovani amministratori. Penso che sia una bella iniziativa proprio per non soltanto testare lo strumento, ma credo che possa aiutare tutti quanti a non perdere tempo e quindi avvicinarsi di più a quello che sono le tematiche amministrative del nostro territorio. Scoprirete quanto la città metropolitana di Torino sia vicina a tutte le amministrazioni. Scoprirete quanto sia propositiva e inclusiva rispetto al territorio. E scoprirete quanto, sempre città metropolitana, sia concreta e vera la parola sussidiarietà. Ecco, questi sono gli scopi, di questo, diciamo, mia introduzione, che vi permetterà di apprezzare attraverso questi incontri la professionalità che città metropolitana e anche ANCI in collaborazione mette a disposizione delle amministrazioni, tutte le amministrazioni, dalla più grande alla più piccola. Quindi vi auguro buon lavoro, buon corso e buona amministrazione. Grazie a tutti. Buonasera a tutte e tutti, mi associo ai saluti
del vice sindaco metropolitano Marco Marocco, vi porto anche i saluti di ANCI Piemonte. Voglio ringraziare anch'io i dipendenti della città metropolitana e di ANCI che hanno deciso di promuovere questi incontri proprio per non lasciare scoperto un periodo così complicato per tutti noi e poter permettere di usufruire di questi webinar anche a coloro che in realtà non si trovano più nella fascia, diciamo, giovani amministratori, ma vedendo il numero degli iscritti, devo dire che evidentemente questa tipologia di corsi servono in realtà a tutti gli amministratori. E quindi ringrazio particolarmente per questo pensiero. Certo, noi siamo in una situazione particolare, abbiamo difficoltà, abbiamo appena concluso la giornata sulla Terra, abbiamo grosse difficoltà a vederci, a muoverci, a usufruire dei nostri parchi, delle bellezze del nostro territorio. Eppure, proprio in un momento come questo, è il momento in cui riscopriamo appunto i nostri territori e quanto sia importante la resilienza di questi territori. Quindi sarà fondamentale, sia per i tecnici, ma anche a livello politico, proprio lavorare in prospettiva verso un discorso più ampio della sostenibilità ambientale. E credo che proprio i giovani amministratori, ma anche coloro che amministrano da più tempo, abbiano sempre la necessità di avere strumenti tecnici a loro disposizione. Quindi l'ente, la città metropolitana, ma appunto anche l'ANCI e l'UNCEM, con il quale realizziamo i corsi finanziati dalla Regione Piemonte, sono a vostra disposizione. Questi corsi vogliono dimostrare questo, quanto gli enti, diciamo, territorialmente superiori possano avere delle competenze che spesso non sono conosciute dai comuni e che invece possono essere importanti proprio per rendere il nostro territorio resiliente, appunto, visto che stiamo vivendo adesso una situazione pandemica, ma in realtà una difficoltà territoriale che ormai investe tutti i territori da decenni. Per questo anche la presenza dei comuni, quali ricordo Avigliana, Lanzo, Piverone, Rivalta, Vigone, Villarpece, Pellice e Volvera, che sono appunto referenti dei contratti di fiume e di lago, sono davvero fondamentali. Io ringrazio nuovamente coloro che stanno diciamo, ascoltando questa piccola introduzione e ringrazio anche la dottoressa Gatti perché in questo momento la comunicazione e la capacità di comunicare è veramente fondamentale. Buon lavoro a tutti. Iniziamo, direi, la relazione della dottoressa Gatti, che è la dirigente della Direzione Comunicazione e Rapporti con i cittadini e i territori della città metropolitana di Torino, che ci proporrà un focus sulla comunicazione istituzionale ai tempi del Covid-19. Dovesse successivamente raggiungerci il direttore di ANCI, con il permesso della dottoressa Gatti, gli diamo temporaneamente la parola. Lascerei quindi la parola alla dottoressa Gatti. Grazie. Eccoci, buonasera, bentrovati a tutti e a tutte. Naturalmente quando arriva l'amico e collega Marco Orlando, immediatamente gli cedo la parola, ci mancherebbe. Mi presento, per chi non mi conosce, mi chiamo Carla Gatti, lavoro in città metropolitana da molti anni, sono il dirigente della comunicazione e rapporti con i cittadini e il territorio e avrei comunque fatto parte di questa formazione. Di questo webinar, no, non di questo webinar, della formazione per gli amministratori in questo corso, ma avevamo pensato ad un approccio diverso. Naturalmente la condizione di emergenza ci ha costretto a ripensare e abbiamo deciso con le colleghe di Città Metropolitana di avviare oggi questa sorta di inaugurazione con un focus legato ai temi della comunicazione in questa emergenza. Perché lo accennava prima Barbara Zarà, comunicare diventa in queste ore, è diventato in queste ore imprescindibile e quindi confido che l'alta partecipazione di oggi sia anche collegata proprio alla tematica. Rapidamente, che cosa fa la città metropolitana in materia di comunicazione istituzionale? Noi siamo una piccola grande squadra di giornalisti, il nostro ente ha la fortuna di poter contare su dipendenti a tempo indeterminato, tutti iscritti all'ordine dei giornalisti, e abbiamo una serie di strumenti molto articolata, spero e confido che alcuni li conosciate. Abbiamo un sito internet www.cittametropolitana.torino.it costantemente aggiornato, dal quale discendono
ormai numerosissimi strumenti social. Abbiamo un'agenzia online settimanale che si chiama Cronache, abbiamo rapporti e relazioni con i territori, gli stakeholder, gli amministratori e siamo sempre a disposizione dei comuni. Io colgo l'occasione oggi, occasione perfetta per ricordarlo a tutti voi amministratori, siamo a disposizione dei comuni, in particolare di quelli piccoli e piccolissimi, che non hanno la possibilità e la competenza tecnica per comunicare con il proprio territorio, siamo a disposizione per fare il lavoro insieme a voi. Potrete contattarmi se siete interessati naturalmente dopo questo webinar sugli strumenti di Città Metropolitana con la posta elettronica se volete approfondire. Però partiamo dal tema, partiamo da un'analisi di contesto. Io oggi vi racconterò cose, mi scuso in anticipo, che i sindaci e gli amministratori stanno vivendo da quasi 2 mesi quotidianamente sulla propria pelle. So benissimo che le conoscete, che le state affrontando con modalità le più diverse. Conosco in parte i problemi che avete anche segnalato a noi di Città Metropolitana, perché in questi ultimi 2 mesi noi abbiamo cercato di contattare i sindaci, in particolare ne abbiamo raggiunti oltre 60, per raccogliere delle videotestimonianze e chiedere a loro, per far valere la loro voce, quali sono le principali problematiche del momento. Ecco, una delle più forti che ci avete segnalato è quella del digital divide. Ne parleremo più avanti, questo è un grande tema che va assolutamente affrontato di petto appena questa emergenza ce lo consentirà, perché le istituzioni un po' più grandi dei comuni hanno il dovere, a mio modesto avviso, di supportare le amministrazioni che non riescono a parlare ai propri cittadini, che non riescono a mettere i loro dipendenti in condizione di lavorare in lavoro agile, che non riescono a consentire agli studenti di collegarsi con le scuole per il problema del digital divide. Dicevo, partiamo da un'analisi di contesto. La crisi che stiamo vivendo ha messo il digitale al centro, quasi drammaticamente, possiamo dire, della nostra vita di cittadini, delle nostre esperienze quotidiane. Come mai era successo prima? Il digitale è entrato fortemente nelle vite di tutti noi che dobbiamo mantenere i contatti sociali, ma dobbiamo lavorare anche attraverso piattaforme come quella di oggi, videoconferenze, streaming, messaggistica, social. Abbiamo visto un'accelerazione immediata e siamo stati tutti costretti ad appropriarci di strumenti e spesso di un vocabolario che prima era esclusivamente ad uso e consumo degli addetti ai lavori. La digitalizzazione, dicevamo, ha subito un'accelerazione inedita ed estremamente potente e questo lascerà tracce nel nostro modo di interpretare la realtà quando torneremo a quella che è la normalità o la presunta normalità. Ci siamo trovati, e voi sindaci, voi amministratori ve ne siete resi conto immediatamente, di fronte ad un cambiamento culturale molto forte nella percezione di quanto le tecnologie digitali siano imprescindibili. Lo spostamento sul digitale quindi ha creato nuove esigenze da parte degli utenti, da parte dei cittadini, di qualsiasi fascia di età, anche questo voi lo sapete bene. E ci ha costretto inevitabilmente, ha costretto soprattutto voi amministratori, inevitabilmente ad essere molto più pronti ed efficaci di quanto ci si poteva permettere di essere fino a 2 mesi fa. Soprattutto vi ha costretto ad essere strutturati dal punto di vista della comunicazione per poter dare una risposta alle richieste di tutti i cittadini che si sono trovati improvvisamente soli. Dal punto di vista della comunicazione, questo processo si è inserito all'interno di una trasformazione che era certamente già in atto prima dell'emergenza, solo che mancava a tutti noi la giusta consapevolezza, soprattutto mancava la consapevolezza da parte dei comunicatori, sia pubblici che privati. La gestione della comunicazione pubblica e dei flussi di comunicazione legati all'emergenza hanno testimoniato di quanto non fossimo consapevoli del fatto che intorno a noi la realtà era davvero molto cambiata. Prima del digitale, una situazione del genere, un'emergenza del genere, sarebbe stata governata probabilmente esclusivamente da una relazione diretta tra chi deteneva le informazioni e i media,
quindi i grandi quotidiani, il TG3, possiamo dire per semplificare, in Piemonte, che avrebbero intermediato la veicolazione di queste informazioni al pubblico di riferimento. Questa sorta di controllo della costruzione della realtà non c'è più stata. Non esiste più l'intermediazione, perché non esisteva già prima, lo sappiamo, i social avevano fatto sì che tutti fossimo in qualche modo padroni di diffondere le informazioni, ma in questo momento è stato di tutta evidenza che le narrazioni sono diventate spontanee e del tutto ingovernabili. Quindi, se un'istituzione veicola un'informazione, questa arriva al pubblico insieme a tantissime altre informazioni provenienti da fonti diverse, spesso, lo sappiamo bene, incontrollate, quindi molto spesso contenenti errori, fake, più o meno volute. E insomma, tutto questo ha contribuito in questi due ultimi 40 giorni, due mesi, l'abbiamo visto, a costruire una narrazione di questa realtà veramente particolare. In questa vicenda è entrata in gioco un concetto molto importante, che è quello della reputazione. La crisi ha messo in evidenza come la reputazione, cioè la credibilità e l'autorevolezza del soggetto all'interno del contesto sociale in cui opera, abbiano un ruolo centrale. Se il soggetto che ricopre anche un ruolo di fonte ufficiale, un sindaco, un amministratore, un consigliere, aveva prima di questa crisi un debito reputazionale, cioè non aveva magari una perfetta fama nella propria attività, ha visto forse venir meno la credibilità dei suoi messaggi, ma nello stesso tempo questa emergenza è stata un'occasione fondamentale, una sfida per tutti quelli che hanno voluto mettersi in gioco in prima persona, perché certamente ve ne sarete resi conto, avete immediatamente, chi lo ha fatto, trovato l'attenzione anche di utenti, di cittadini, di un pubblico di riferimento che magari non eravate mai riusciti a raggiungere, proprio perché vi siete impegnati in prima persona a spiegare quello che stava succedendo. Io ho scorso velocemente l'elenco dei partecipanti, non tanto delle persone singole, ma dei comuni partecipanti, e ho visto che moltissimi, la stragrande maggioranza dei comuni presenti oggi hanno sul loro territorio attive tuttora delle modalità di comunicazione con i cittadini, con gli utenti, con la loro popolazione, molto importanti e anche molto nuove. Non tutti erano pronti, mi sembra di poter dire, dall'osservatorio che abbiamo noi come città metropolitana, che si siano rivelate moltissime buone pratiche da parte dei sindaci e dei loro collaboratori, dei loro assessori, dei loro consiglieri, e mi sembra di poter dire che il territorio metropolitano abbia ricevuto e stia ricevendo moltissime informazioni da parte di voi amministratori puntualmente. In particolare vedo tantissimi sindaci che hanno avviato un'attività sui social o sui siti internet delle amministrazioni, ma in particolare su Facebook, con piccole dirette piene di informazioni di dettaglio, con messaggi positivi, con una grande capacità di motivare e tranquillizzare, tenere insieme, informare la collettività. Quindi con grande impegno, con grande responsabilità e anche, a mio modesto avviso, con importanti e grandi risultati. A proposito di questo, un quadro un pochino più nazionale, il coronavirus ci ha consentito di misurare a livello nazionale una cosa che naturalmente tutti noi sapevamo già, che agli italiani piacciono moltissimo i social, le chat, e piace anche lo smart working, il lavoro agile. C'è stata una recentissima ricerca dell'Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale a cura di un'associazione che si chiama Pia Social, della quale io faccio parte, dell'Istituto Piepoli, che ha censito come l'80% degli italiani chieda alle istituzioni di avere notizie attraverso le piattaforme digitali.
7 italiani su 10 sono favorevoli all'utilizzo di Facebook e di altri social per dare comunicazioni pubbliche al paese. Guardate, questo non era scontato, è stata proprio questa emergenza che ha consentito da un lato di censire questo desiderio e questo consenso, dall'altro ha consentito, appunto come dicevamo prima, anche ai sindaci di paesi più piccoli, agli amministratori, di utilizzare questi strumenti per interloquire con i loro cittadini. L'emergenza ha davvero cambiato radicalmente la nostra vita quotidiana, ha messo al centro, leggo degli appunti che mi servono come traccia, forse mi ripeto e vi chiedo scusa, ha messo al centro della nostra vita l'utilizzo degli strumenti digitali e le modalità di lavoro smart. Le piattaforme social, ecco, ci dice la ricerca dell'Osservatorio Nazionale, i social sono arrivati ad una fase di maturità. E questo anche è un tema da non sottovalutare. Convergono sulla stessa opinione il 75% degli over 55 anni. Ora, senza parlare dell'età di ciascuno di noi, è di tutta evidenza come l'uso dei social non solo non appartiene più soltanto ai ragazzini, ma appartiene sempre più alla pubblica amministrazione, per fortuna, seppure con un po' di ritardo, e appartiene sempre più a quelle fasce di popolazione, anche over 60, a volte over 70, che un tempo non avremmo mai immaginato avvicinarsi agli strumenti digitali e che invece oggi leggono magari i quotidiani online e soprattutto si collegano, interloquiscono e vogliono delle informazioni anche dalla pubblica amministrazione. Quindi dicevamo 7 su 10, il 68% degli italiani è favorevole all'uso dei social nel dare comunicazioni pubbliche ai cittadini. I più convinti di questo sono le persone dai 55 anni in su. Così come l'emergenza ha messo al centro del dibattito delle scelte politiche lo smart working, ma questo voi lo sapete benissimo e la stragrande maggioranza dei nostri comuni hanno il loro personale in smart working. Questo significa, perché me lo hanno detto alcuni sindaci parlando, che il più delle volte poi i sindaci, dopo aver fatto per tutto il giorno il loro lavoro e la loro attività anche di informazione istituzionale, spesso la sera aprono anche sportelli nei comuni direttamente perché il personale è a casa. Però questo sta nelle corde degli amministratori che alla fine fanno un grandissimo volontariato. È chiarissimo in questo periodo l'orientamento degli italiani sul ruolo del digitale anche nelle fasi successive all'emergenza. Entriamo quindi nel tema di come affrontare il dopo. La famosa fase 2, al di là della ripresa economica indispensabile e fondamentale, al di là di tutte le difficoltà che avremo per ritornare alle nostre attività e che ciascuno di voi conosce perché nelle amministrazioni stiamo già tutti lavorando e pensando a come impostare il futuro, bisognerà anche ricordarsi che questa fase di grandissimo fermento nella comunicazione istituzionale non potrà interrompersi e non dovrà interrompersi. Voi considerate tutti quei sindaci, tutti quei comuni che hanno le loro pagine Facebook attivissime, piene di comunicazione, che hanno gestito anche la consegna dei buoni spesa, ad esempio, moltissimo utilizzando la comunicazione online, che hanno interloquito con le dirette, che hanno avvicinato cittadini che mai avevano avvicinato prima, pensate se al ritorno nella presunta normalità possano mai improvvisamente ritornare al silenzio istituzionale che ci caratterizzava prima. Ecco, questo non sarà da fare. E sono certa che nessuno di voi lo vorrà fare, soprattutto se ha avviato un'esperienza così interessante come quella che è in corso. E naturalmente, una volta finita l'emergenza, bisognerà rendersi conto che non tutto si può fare da soli. I sindaci, gli amministratori sono stati e sono bravissimi nel tenere le relazioni, nell'informare i cittadini, nell'avere queste dirette social, però poi dovranno tornare
a fare il loro lavoro, a fare i sindaci, alle riunioni, alla normalità, e dovranno imparare che la comunicazione istituzionale, diciamo, consolidata e consueta deve essere gestita da chi sa fare questo mestiere. Quindi rinnovo evidentemente quello che accennavo all'inizio, la disponibilità totale dei comunicatori, dei giornalisti di Città Metropolitana nell'aiutarvi, nell'affiancarvi, nel supportarvi e nel dare tutta la il supporto che può essere utile per costruire insieme a voi, a chi lo vorrà fare, piccoli percorsi di mantenimento di questi canali che avete aperto e che dovranno crescere ancora. Ci sono naturalmente alcune piccolissime indicazioni che mi sento di darvi, mi sento di scorrere insieme a voi su questa fase. Soprattutto sull'uso di Facebook, che poi è lo strumento per eccellenza, perché appunto è quello visto dalla maggior parte dei cittadini della fascia che voi avete interesse a raggiungere. Naturalmente immagino che non molti di voi frequenteranno TikTok, che è questo social riservato ai giovanissimi, anche se devo dirvi che TikTok sta cominciando a diventare anche uno strumento di comunicazione istituzionale. Però, insomma, ci sono dei social più votati a questa attitudine, come appunto Facebook. Qualche consiglio, se vi può essere utile. Cercate di spiegare sempre quello che succede, anche se le cose non sono chiare e soprattutto anche se le cose non vanno come noi tutti vorremmo. Bisogna sempre dire la verità, soprattutto sui social, perché la verità è sempre meglio, anche se per qualche volta può essere brutta, è sempre meglio la verità di illazioni che poi creano le famose fake. Se si riesce a spiegare ad essere sinceri, di solito la gente capisce. In questo periodo sono ovviamente tutti molto nervosi e preoccupati, ma non se la prenderanno con il sindaco, con l'amministratore o con il comune, se capiranno che state dicendo loro la verità. Non bisogna mai seguire la corrente sui social. Seguire la corrente su Facebook significa essere travolti, anche se sapete nuotare, anche se siete amministratori di lunga esperienza, anche se siete capaci di comunicare. Non seguite la corrente, perché i social sono tremendi su questo. La pagina Facebook di un comune, di un sindaco, può diventare una polveriera se gestita male, basta pochissimo per farla esplodere. Il bersaglio, l'amministrazione non fa abbastanza, fa male, o comunque qualsiasi cosa fa non va bene, è normale riceverlo. Non bisogna farlo diventare una polemica personale, mai cedere alla polemica personale, perché è la cosa peggiore. Avete, penso, avrete almeno sulle pagine del comune, non su quelle personali, ma su quelle del comune, avrete una policy rispetto all'uso dei social. Appellatevi nel caso peggiore, appellatevi alla policy che vi consente sempre di cancellare messaggi volgari, insulti, messaggi palesemente fake. Siete liberi di farlo, naturalmente sarebbe preferibile aver pubblicato sul sito una piccola policy di riferimento, però spiegate sempre che cosa state facendo. Ricordatevi che spesso chi insulta, chi attacca, chi sproloquia magari non ce l'ha con voi, non ce l'ha nemmeno con il comune, ma a volte ha solo bisogno di sfogarsi. Anche per esperienza personale vi dico che rispondere sempre è indispensabile e che nel 99% dei casi, quando si risponde anche ad un cittadino arrabbiato, immediatamente il cittadino si calma, perché ha bisogno di essere ascoltato, perché ha bisogno di trovare interlocutori attenti. Ed è per questo che poco fa vi dicevo, non potrà mai più essere il sindaco che da solo gestirà tutto questo. Quindi cercate di pensare anche con un po' di anticipo, se nella vostra amministrazione avete
qualcuno in grado, particolarmente capace, particolarmente sensibile, in grado di occuparsene, perché se avete aperto dei canali di comunicazione sarà importante mantenerli. Anche perché, da quello che sentiamo, l'emergenza finirà, ma non finirà tanto presto, e soprattutto le nostre abitudini di vita saranno radicalmente diverse. Per questo ritorno sul tema iniziale, sarà davvero indispensabile che il digital divide venga veramente combattuto. Non so se sia presente il sindaco di Foglizzo, Fulvio Gallenca, l'ho visto tra i registrati, spero che ci sia. Lui è uno di quelli che ci hanno segnalato con molta forza il problema del digital divide. Certamente se siete amministratori di comuni, di aree marginali o periferiche, sapete bene di cosa sto parlando. Questo è un grande tema che sono certa la città metropolitana farà sentire, come sta già facendo sentire puntualmente quasi ogni giorno il presidente nazionale di UNCE, Marco Bussone, e che dovrà essere affrontato alla ripresa delle nostre attività ordinarie. Io mi sono accorta di aver parlato anche forse più del necessario, quindi proverei a zittirmi qualche minuto e mi farebbe piacere interloquire con qualcuno di voi se ci sono riflessioni, domande, valutazioni, e quindi chiedo alla collega Gianna Betta se vuole provare a gestire un po' l'uditorio. Grazie. Eccomi. Allora, sì, stiamo cercando di impostare la ricezione delle domande. Quindi io proporrei alla platea di o scrivere o alzare la mano se ci sono domande. Quello che proporremmo è soltanto di presentarvi. È vero che compare il vostro nome e cognome, però se potete o scrivendo o quando vi daremo la parola dire a quale ente appartenete e qual è il vostro ruolo, il vostro nome, ci sarebbe più semplice anche dare risposte probabilmente finalizzate. Quindi attendiamo un attimo le domande. Nel frattempo, se il direttore Marco Orlando è disponibile, perché abbiamo visto che è entrato nel sistema, è arrivato, potremmo lasciare la parola per il suo saluto. Così nel frattempo attendiamo le domande. Prego Marco Orlando. Anche dal nostro punto di vista, di ANCI, dell'associazione, siamo impegnati a considerare che questo periodo possa comunque darci qualche elemento di normalità nella gestione del nostro lavoro, dei nostri impegni e anche delle nostre relazioni sociali. Qualche elemento residuo di normalità, perché siamo consapevoli che comunque molto è già cambiato e qualcosa continuerà a cambiare anche in futuro, quando si riprenderà un minimo di libertà, di movimento e di azione. L'associazione quindi fin dall'inizio dell'emergenza ha cambiato il proprio programma di attività. Abbiamo messo un attimo da parte il programma che avevamo deciso di svolgere quest'anno, ci siamo dedicati alla gestione di servizi emergenziali, inventandoci un lavoro che non conoscevamo, che non avevamo mai fatto prima e che non sapevamo nemmeno se saremmo stati in grado di svolgere. Abbiamo presidiato la sala operativa dell'unità di crisi al numero dedicato ai sindaci, e quello è stato un primo servizio di emergenza molto molto utile, soprattutto nelle settimane in cui insomma c'era il climax del contagio e c'erano la maggior parte delle domande, dei dubbi da parte degli amministratori che si rivolgevano alla protezione civile regionale. Abbiamo introdotto anche questi sistemi, abbiamo offerto la possibilità agli enti associati di utilizzare questi sistemi di videoconferenza e sono contento perché ne abbiamo distribuite quasi 700 di licenze gratuite per la gestione di queste videoconferenze. Abbiamo fornito un supporto
sulla definizione dei servizi essenziabili e indifferibili in presenza, concordando con le prefetture piemontesi le modalità attraverso le quali i comuni di volta in volta hanno potuto e dovuto ridefinire le modalità di gestione del proprio personale che continuava ad andare negli uffici. Abbiamo cercato di essere vicini costantemente e devo dire, rispetto a quello che di cui parlava Carla Gatti, che anche noi abbiamo scoperto il valore di strumenti di comunicazione che non consideravamo così importanti. Vi faccio proprio l'esempio più semplice. Noi abbiamo 8 chat WhatsApp, nelle quali ci sono 600 sindaci piemontesi, e queste chat a un certo punto, attorno al 21-22 di febbraio, hanno cominciato ad esplodere letteralmente di domande, richieste di aiuto, richieste di supporto, consulenza, e da quel momento in avanti abbiamo scoperto noi stessi quanto era importante che noi, il piccolo staff dell'associazione, fosse disponibile H24, anche all'interno di quei gruppi. Un altro esempio, abbiamo visto tutti come si sono succedute norme a distanza di 1-2 giorni, sempre più complesse, fino ad arrivare alle 70 pagine, compresi gli allegati dell'ultimo DPCM. Anche questo, che in tempi normali permette una attività di interpretazione normativa lenta, che quindi richiede e contempla studio, analisi e documentazione, si è dovuto fare ad horas, cioè da una sera a una mattina, tendenzialmente dal sabato sera alla domenica mattina, perché i DPCM uscivano sempre di sabato sera. Dovevamo produrre qualche informazione utile per i sindaci e quindi ci siamo abbiamo pensato che lo strumento più utile potesse essere quello dell'infografica anziché la solita consueta circolare applicativa che ANCI fa normalmente. E anche quello era uno strumento che non avevamo mai utilizzato prima, quello dell'infografica. Quindi è stata una novità che abbiamo sperimentato sul campo e a caldo. Abbiamo provato davvero a essere in sintonia nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione più di quanto non avessimo mai fatto prima. E devo dire grazie alla dottoressa Gatti che ha ricordato a tutti quest'oggi come l'utilizzo di questi strumenti richiede anzitutto consapevolezza, prima ancora che capacità di usarli, ma la consapevolezza degli effetti che produce una comunicazione così istantanea, così poco meditata il più delle volte, così incontrollabile in termini di diffusione del messaggio. Il terzo esempio, e con questo chiudo, quando è uscita l'ordinanza sulla solidarietà alimentare, è di nuovo uscita un sabato sera, annunciata in televisione dal Presidente del Consiglio, dal Presidente dell'ANCI, un sabato sera. La domenica mattina ai comuni, come gli amministratori presenti sanno molto bene, sono cominciate ad arrivare richieste di informazioni, ma non c'era nemmeno il testo dell'ordinanza, che è arrivato la domenica sera. Noi abbiamo fatto veramente in quel caso l'impossibile affinché lunedì mattina sul nostro sito fossero disponibili i facsimile, l'atto determinativo, cioè tutto quello che abbiamo immaginato potesse essere utile agli amministratori per gestire una domanda da parte dei cittadini. Ecco, l'ANCI per la prima volta in questa circostanza si è dovuta porre la necessità di entrare nelle aspettative non solo della propria base di riferimento. Noi siamo
il sindacato dei comuni, quindi, ma non solo nella mentalità e nelle esigenze degli amministratori, ma addirittura nella mentalità e nelle esigenze dei cittadini. Cosa mestiere che per noi non era contemplabile sino al giorno prima. Allora, questi esempi per dire che davvero questa occasione è formidabile. Abbiamo potuto dare una risposta su tutti questi nuovi strumenti di comunicazione, fondamentalmente grazie a una cosa che la dottoressa Gatti ha ricordato, e cioè abbiamo avuto a disposizione un'infrastruttura digitale, perché abbiamo basato tutte le comunicazioni da Torino, cioè da un posto in cui c'è la fibra, e pertanto abbiamo potuto, grazie ai collegamenti in fibra, abbiamo potuto reggere videoconferenze con 130 amministratori collegati contemporaneamente. Insomma, c'è bisogno, per poter gestire questo nuovo mondo e questa nuova vita, c'è bisogno di un'infrastruttura digitale importante e pesante. C'è bisogno, come dicevo, di consapevolezza, e c'è bisogno di cultura che iniziative come questa contribuiscono a creare nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione digitale. Questo era quello che avevo piacere di dirvi, senza precedere o interrompere la relazione della dottoressa Gatti. Vi saluto. Abbiamo visto che sono arrivate sia alcune domande scritte, che abbiamo provveduto a girare alla dottoressa Gatti, e alla quale chiedo se vuole rispondere direttamente. Abbiamo anche ricevuto alcune alzate di mano, daremo la precedenza alle risposte scritte, cioè le risposte alle domande scritte, e successivamente daremo la parola a chi ha alzato la mano. Grazie. Io ne vedo soltanto una scritta, alla quale rispondo volentieri, ed è la domanda che mi pone Giorgia Marocco, consigliera di minoranza del comune di Riva presso Chieri. La domanda è legata a quello che io dicevo, la necessità di rispondere sempre ai cittadini anche alle domande, diciamo, un po' urticanti o non proprio educate sulla pagina Facebook. La consigliera mi dice che, per non correre il rischio di creare e ingigantire la polemica, la loro pagina Facebook non permette la comunicazione diretta. Certo, però i cittadini sulle pagine Facebook possono sempre commentare un post, quindi la comunicazione diretta in qualche modo sui social esiste e noi non possiamo pensare di evitarla. Il tema è proprio quello che dicevo: se il tono e le parole utilizzate sono turpiloquio, voi avete sempre la possibilità, anche in un commento, di cancellarlo. Ripeto, magari preferibilmente avendo postato prima le policy dell'amministrazione. Se si tratta solo di cittadini arrabbiati, anche se non proprio educati, io consiglio di rispondere, perché i social non sono una vetrina, Facebook non è una vetrina dove va tutto bene. Facebook è il modo per entrare in contatto con i cittadini, con gli utenti, con il pubblico che noi vogliamo raggiungere. E quindi non rispondere significa disaffezionare l'utente a leggere e dare una sensazione di fastidio nell'intervenire su un argomento. È ovvio, bisogna che si risponda in modo puntuale, preciso, corretto, e bisogna dire la verità, quello che dicevo prima. Ora, la consigliera che mi scrive è una consigliera di minoranza, quindi immagino non gestisca lei la pagina dell'amministrazione comunale. E l'importante è che queste pagine, ripeto, ora siamo un po' in emergenza e quindi le pagine sono gestite spesso in modo volontaristico e spesso dal sindaco in prima persona. Bisognerà andare verso una strutturazione di questi sistemi, perché i social sono tanti. Non c'è solo Facebook, ce ne sono altri, ci sono tante modalità di intercettare i cittadini, però la polemica, il più delle volte, nella stragrande maggioranza dei casi, si placa e si risolve proprio se l'amministrazione interviene con una risposta puntuale e chiara.
Naturalmente il tono dell'amministratore che risponde non deve mai essere polemico, ripeto ancora quell'indicazione di poco fa, mai prenderla sul personale, essere sempre trasparenti, la trasparenza deve sempre guidare l'attività degli amministratori pubblici e quindi anche sui social la trasparenza, la verità e la puntualità. Se poi il cittadino non solo non si ritiene soddisfatto, ma rilancia con la maleducazione, a quel punto cancellate, lo bloccate, siete anche in grado di bloccarli, lo sapete, e lo potete fare naturalmente se si tratta di turpiloquio o se esagerano, perché se è solo diritto di critica, state attenti. Eccomi. Allora, grazie. Ci sono altre domande per iscritto che, dottoressa Gatti, se vuole cerco di leggerle. Non gliele sintetizzerei perché sono articolate e mi dispiacerebbe perderne il significato. Allora, la prima è della consigliera di Adistura, Giorgia Garberoglio, che scrive: gentile dottoressa Gatti, buonasera, grazie per l'opportunità. Sono Giorgia Garberoglio, consigliera della Distura, non giovane, nemmeno nella comunicazione, nel mio mestiere da giornalista, ma almeno sono giovane come amministratore. Nell'emergenza di un caso Covid abbiamo utilizzato soprattutto gli strumenti social, Facebook e Instagram, per comunicare sia come comportarsi, sia i negozi che portavano spesa a casa, ma abbiamo lasciato ad una lettera consegnata a tutti i cittadini con una mascherina la comunicazione più specifica. La scelta è stata essere quindi di supporto, abbiamo pubblicato anche disegni dei bambini, tante foto del paese, alcune ricette fatte dai più piccini, di servizio, ristoranti che fanno asporto, ma non mettendoci a dare numeri o informazioni specifiche sulla situazione Covid, poiché in un piccolo paese ci è sembrato al limite con la privacy. I colleghi di altri comuni di paesi non troppo grandi, in casi di Covid, come si sono comportati? Sono stati dati numeri specifici online? Grazie mille. Allora, intanto stavo cercando di leggere, perché ne ho trovata un'altra in questo piccolo spazio, che però, ecco, scusate, prima di rispondere leggo questa, non so soltanto da chi arriva, che mi dice: molto interessante e condivisibile, il problema dei comuni più piccoli è però ovviamente la mancanza di risorse, già per pagare il personale che mandi avanti i servizi essenziali, per la comunicazione è un lusso che quasi nessuno si può permettere. Lo so benissimo. Per questo ho Stefania? No, non ho sentito. Comunque, so benissimo che è un lusso, so benissimo, per questo ho ripetuto che in questo periodo vedo che sono direttamente i sindaci che fanno comunicazione sui social, mi sono complimentata proprio per lo sforzo. E per questo torno a dire, lo ha fatto benissimo il direttore di ANCI anche poco fa, l'amico Marco Orlando, a sottolineare la loro presenza, io ripeto anche la nostra, le nostre amministrazioni, la città metropolitana che è grande e strutturata ha il personale per supportarvi e per questo sono, ripeto, disponibile, interessata, mi potete scrivere sulla mail di città metropolitana, sono interessata a incontrarvi virtualmente o al telefono per capire come vi possiamo dare una mano, perché molto spesso la comunicazione social per chi ha il mestiere è semplice, mentre per un piccolo comune può sembrare insormontabile. Aprire una pagina e seguirla non è impossibile, naturalmente serve anche da remoto, serve il contatto diretto con un amministratore che informi e ti dia le notizie, naturalmente non si può fare un servizio di questo genere in un'emergenza come questa perché sarebbe impossibile, ma nella quotidianità, nella normalità, quando si tornerà a regime, ripeto, la nostra disponibilità assoluta. Mi complimento con la consigliera di Ala di Stura per il lavoro anche di tornare alla lettera cartacea, perché può sembrare un controsenso, abbiamo parlato tutta la sera di strumenti digitali, però in piccoli centri, so che Ala di Stura è un piccolo delizioso paese, gli abitanti quando non sono molti hanno ancora molta voglia di ricevere nella buca una lettera del comune, soprattutto nel caso in cui il comune ha abbinato anche la famosa mascherina.
Bellissima l'iniziativa dei disegni. Chiedo scusa alla collega Gianna, mi sono persa mentre prima leggevo, non ho capito la domanda che mi chiedeva se altri comuni hanno fatto cosa, non sono riuscita a coglierla. Chiedo scusa io per la distrazione. Ritorno. Allora, intanto le do solo un'indicazione, se vuole vederla direttamente, perché non è immediato l'uso di questa piattaforma da questo punto di vista. Se lei clicca sulla tendina grigia che trova sulla destra, dove c'è scritto domande, la trascina proprio col mouse verso sinistra, la può allargare e riesce a vederle, perché altrimenti non si vedono. Ci provo. Io sì, se no io vabbè, comunque la prima di una lettura ci chiedeva cosa? Allora, leggo la fine. La domanda finale. Diceva, non mettendoci a dare numeri o informazioni specifiche sulla situazione Covid, perché in un piccolo paese ci è sembrato al limite con la privacy. I colleghi di altri comuni di paesi non troppo grandi, in casi di Covid, come si sono comportati? Sono stati dati numeri specifici online? Sì, credo che si sia visto di tutto in questo periodo, sono stati dati numeri, i numeri sono stati dati dal livello nazionale a livello locale, ogni giorno sono stati dati anche troppi numeri, spesso non sempre precisi. Nei paesi piccoli avete fatto, a mio avviso, anche bene a non eccedere con i numeri. In questo caso metto la giacca da Data Protection Officer della città metropolitana di Torino e per la legge della privacy, per la normativa della privacy, nelle realtà molto piccole dove dare numeri o indicazioni mirate potrebbe voler significare far identificare addirittura delle persone, avete fatto bene a non dare numeri di dettaglio. Del resto credo che non fosse poi tanto interessante per il cittadino avere il numero quanto per il cittadino positivo avere la risposta. Perciò secondo me ad Alla Distura vi siete comportati decisamente bene. Allora, un'altra domanda, se non sbaglio non ho ancora risposto, a quella di Stefano Ceppi, consigliere di maggioranza del comune di Pino Torinese. Che non mi riesco chiedevo a leggere, io vi chiedo scusa. Ma dovete... la leggo io. Mi dovevo... Scusi Gianna, ho trovato la domanda di Alessandro Ottino Durando, consigliere comunale di Brolo. Quindi quella la posso leggere e poi la guardo subito. Se mi vuole leggere quella di Ceppi, rispondo volentieri. Va bene. Allora dice, mi chiedevo quanto i giovani possono essere coinvolti in questo tipo di iniziative e possono essere attivi influenzatori nell'opinione pubblica. I giovani che hanno già questo codice comunicativo ben sviluppato e vivono in modo più naturale e semplice questo tipo di scambio di opinioni. Sì, è una bellissima domanda contiene già in sé la risposta. I giovani sono evidentemente il veicolo e il target di grande riferimento in tutta questa vicenda legata anche alla comunicazione istituzionale. Noi in città metropolitana attiviamo ogni anno il servizio civile volontario anche sui temi della comunicazione, perché prima di tutto ai giovani interessa. Secondo, perché è un modo per far conoscere la pubblica amministrazione ai ragazzi. E terzo, perché utilizzare, tra virgolette, sfruttare le capacità comunicative dei giovani è una bellissima modalità per i comuni, proprio per sopperire alla mancanza di personale e risorse. Ci sono certamente delle occasioni, delle modalità, se poi il consigliere Ceppi avrà piacere ne possiamo parlare direttamente, ci sono delle modalità per coinvolgere i giovani dei singoli comuni con dei progetti molto interessanti di educazione alla cittadinanza che noi possiamo anche mettere a disposizione attraverso il nostro centro Europe Direct. E quindi se non lo avete fatto e avete voglia di farlo, siamo a disposizione anche da questo punto di vista. Intanto vado a leggere la domanda di Alessandro Ottino Durando, consigliere comunale a Brolo, che mi dice:
Sui social si sa che la circolazione di fake news è molto elevata, voluta o a volte distorta dalla realtà tramite passaparola. Al di là degli organi di stampa più conosciuti e attendibili, quali possono essere sui social gli strumenti utili a riconoscerle, queste fake news, soprattutto quelle che giungono dai siti internet? Consigliere, è una domanda difficilissima e semplice allo stesso tempo. Le fake sono spesso riconoscibili proprio per il loro contenuto, proprio per la gravità di quello che raccontano e per la volontà di raccontare una notizia distorta. Bisogna fare attenzione perché sempre più si sono, ahi noi, specializzati nella produzione di fake, a volte su carte intestate fasulle. Queste sono molto pericolose dal punto di vista della comunicazione istituzionale. Non è semplicissimo, soprattutto quando il tentativo è di mettere in difficoltà un'amministrazione. Ecco, se circolasse una fake con una carta intestata di un'amministrazione taroccata, magari taroccata bene, allora il rischio è alto. A livello nazionale in questi giorni è stato fatto moltissime volte. Bisogna stare attenti, è per questo che dicevo, e scusate se ritorno e sono pedante su questo, la comunicazione non può essere sempre solo abbandonata o lasciata in modo residuale a chi non è del mestiere. Bisogna saper gestire e comprendere alcuni aspetti che naturalmente nella situazione di emergenza c'è ben altro da fare che rincorrere queste tematiche. Ci sono online una serie di siti scova bufale abbastanza strutturati e consolidati ai quali rivolgersi. Diversamente bisogna impegnarsi, perdere un po' di tempo, verificare che le notizie siano false e a quel punto lì intervenire in replica, rispondere, attaccare e precisare. Benissimo, allora leggo ancora al momento una delle domande scritte, andando in ordine di arrivo, e poi magari intermezziamo con qualcuno che ha alzato la mano, così riusciamo certo a gestirle tutte. Chiaramente se poi riterrà che sono troppe potremo dare risposta anche per iscritto successivamente. Io sono allora, a casa, Fiorenza... voi. Allora, Fiorenza Risio del comune di Avigliana. Per raggiungere quella fascia di popolazione anziana che non sa usare la comunicazione via web o con smartphone, cosa ne pensa Città Metropolitana della possibilità di attivare strumenti come System Alarm? Sì, è un ottimo suggerimento. Teniamo conto che bisogna vedere di che anziani parliamo. Allora, un conto sono gli anziani in gamba, autonomi, e che, ripeto, sempre più si stanno digitalizzando. Un conto sono quella fascia di popolazione anziana, magari ricoverata in strutture o effettivamente che non ha un'alfabetizzazione informatica tale, per cui strumenti di questo genere sono certamente una soluzione. Naturalmente sono una soluzione molto diversa rispetto a quella che è una consuetudine che sui social può essere messa in campo dalle amministrazioni con continuità di informazioni, notizie, anche solo con la pubblicazione di foto, di belle immagini, di messaggi positivi. Sistema Alarm evidentemente è per sua natura uno strumento leggermente diverso, però certamente ad Avigliana siete capaci di comunicare, il vostro sindaco è un sindaco attivissimo, voi tutti siete un'amministrazione attiva e questa per la popolazione, per un certo tipo di popolazione anziana potrebbe essere una risposta. Allora, per far prendere un attimo respiro alla dottoressa Gatti, se Marco Orlando è d'accordo, proverei a girare a lui invece, a lasciargli rispondere alla domanda che era destinata a lui.
Così interrompiamo un attimo. Credo Va bene, l'abbia. volentieri. Io vi L'ha già vedo letto. la domanda di Stefano Polastri, consigliere comunale di Piossasco. Me lo confermate che è l'unica Esatto. che riguarda. Esatto, mi sembra che sia l'unica al momento, sì. Perfetto. Allora, io ho risposto già al consigliere Polastri nella chat scritta, però ripeto volentieri quello che ho detto. ANCI è assolutamente a disposizione per... Ah, magari forse leggo la domanda così è chiaro a tutti. Stefano Polastri chiede se ANCI potrebbe fare da capofila per uniformare in futuro i sistemi digitali per tutti i comuni e utilizzare questi sistemi di webinar per i futuri convegni e iniziative. Allora, la mia risposta è questa. ANCI è disponibile per lavorare sulla crescita delle competenze digitali dei comuni e degli amministratori. Qualcosa abbiamo già fatto negli anni passati col progetto Piemonte Innovazione, che replicheremo anche quest'anno. Ogni tanto organizziamo momenti di formazione e aggiornamento su PagoPA, su Piemonte Pay, sugli strumenti dell'agenda digitale. Però il ruolo dell'associazione è necessariamente un ruolo leggero di accompagnamento alla crescita. Il consigliere Polastri parla di uniformazione dei sistemi digitali e stabilizzazione di utilizzo di strumenti come questo, che richiedono decisamente un livello di investimento, ma anche, fatemi dire, una autorità che ANCI Piemonte non ha, perché noi siamo l'associazione, non siamo un ente istituzionale. Quindi per questo genere di investimenti è sicuramente indispensabile l'intervento di quelle che un tempo chiamavamo autorità superiori, no? La città metropolitana anzitutto, la regione, ma in questo senso io consiglierei di prestare molta attenzione alla disponibilità che la dottoressa Gatti, all'interesse che la città metropolitana ha da molto tempo nel supporto ai comuni sull'innovazione. La città metropolitana sta facendo già ora, e sono certo che farà sempre di più, un grandissimo lavoro di crescita delle competenze digitali e sulla comunicazione. Pertanto mi invito a considerare molto prezioso l'interesse che la dottoressa Gatti ha espresso anche quest'oggi in questa conferenza. La città metropolitana di Torino, per le sue competenze legislative, per la qualità delle persone che ci lavorano, per tutta una serie di motivi, è sicuramente l'ente che può aiutare di più i comuni a fare un processo di crescita sostanziale. Noi come associazione ci siamo, siamo a supporto, siamo a disposizione, siamo piccoli e facciamo quello che sicuramente è nelle nostre piccole possibilità. Grazie. Io nel frattempo Benissimo, ho trovato un'altra grazie. Domanda. Già hanno trovato un'altra domanda, posso rispondere? Perché... Va bene, io se è d'accordo darei solo un attimo la parola a qualcuno di quelli che hanno alzato la mano per non farvi aspettare. Certo. Poi passiamo. Allora, c'era il primo che aveva alzato la mano, era Manuel Braghin, al quale adesso lo staff darà il microfono. Ok, mi sentite? Sì. Ok, salve, sono Manuel Braghin, consigliere di minoranza del comune di Riva Persochieri. Allora, la mia domanda è questa. Mi occupo appunto di digital e quindi, come saprà benissimo la dottoressa Gatti, la comunicazione è importantissima. Ora, quello che mi chiedo è, per affrontare questo appunto digital divide della città metropolitana di Torino, prevede la condivisione di strumenti e metodologie per poter colmare e unificare una maggiore uniformità delle comunicazioni, soprattutto nei paesi e nei comuni più piccoli, sia adesso ma soprattutto anche dopo, perché ci ha insegnato appunto il presente che è molto importante aggiornarsi e avere gli strumenti. Sì,
Se posso, ripeto forse quello che ha detto il dottor Orlando poco fa, e aggiungo di mio che il tema del digital divide forse è stato sottovalutato, nel senso che se ne parla da tempo, ma fino a quando non è scoppiata un'emergenza pandemica come questa, non abbiamo avuto la consapevolezza di che cosa volesse davvero significare non riuscire a collegarsi. Quindi, in questa tragedia del coronavirus che ha portato tantissima sofferenza e tantissimi problemi, una delle pochissime cose positive che possiamo riscontrare è che ci ha fatto aprire gli occhi. Quindi, io credo che dal livello centrale, giù fino a noi, sarà indispensabile fare qualcosa. Io naturalmente non sono un amministratore di città metropolitana e credo e spero che sia ancora collegata la nostra consigliera delegata Barbara Zarà, quindi nel caso potrebbe meglio di me rispondere lei. Di certo il nostro vice sindaco è molto attento a queste tematiche e la prossima settimana ci sarà una seduta del Consiglio metropolitano in cui verrà esaminata e confido approvato un decreto che la sindaca Appendino ha preparato perché la città metropolitana vuole formalizzare il proprio ruolo per la fase 2 nei confronti del territorio. Ecco, io credo che questa sera manderò ai nostri amministratori, al nostro direttore generale, la richiesta di inserire una frase molto significativa su interventi che il nostro ente, a mio avviso, ha il dovere di mettere in campo insieme ad altre realtà, proprio per sopperire per quanto possibile al digital divide. Benissimo, dottoressa Gatti, legga pure la domanda che voleva leggere prima, se ce l'ha Ora, sotto mano. ringrazio per queste opportunità di webinar. Sono assessore del Comune di Rosta, delegato alla gestione del sistema informatico e digitalizzazione, sport e ecologia ambiente. Utilizziamo una pagina Facebook aggiornata continuamente. Io ero prima e lo era prima e continuiamo ancora maggiormente ora. Abbiamo attivato anche una comunicazione tramite volantini affissi presso vari punti vendita attualmente aperti, farmacie e studi dei medici di base. La mia domanda riguarda Telegram, vorrei avere un suo parere sull'eventuale scelta di utilizzo, grazie. Sono io che ringrazio l'assessore di Rosta per la domanda perché io me ne invento una al giorno in questi momenti di smart working e l'altro ieri ho iniziato l'avventura su Telegram di Città Metropolitana. Quindi sono assolutamente favorevolissima a Telegram, che è molto utile. Prima di tutto ho sperimentato personalmente che è molto utile per le telefonate, perché la rete di Telegram tiene molto meglio della rete di WhatsApp, a mio avviso. Non si fanno chiamate video, ma si fanno perfette chiamate audio. Ho visto che Telegram ha una serie di potenzialità, per cui sono pentita di esserci arrivata solo ora. Noi su come città metropolitana l'altro ieri abbiamo aperto il canale Telegram dedicato alla nostra agenzia settimanale, nel senso che la ribaltiamo lì e cerchiamo di intercettare lettori. Però proprio parlando con alcuni sindaci ai quali avevo suggerito di seguirci, ho avuto in particolare dal sindaco di Chieri l'informazione su una pagina Telegram dell'amministrazione di Chieri, che si chiama Chieri è viva o qualcosa del genere, adesso non ricordo esattamente, che è una pagina Telegram molto ben fatta, molto bella, dove vengono riportate con freschezza e con ottima comunicazione moltissimi messaggi. Addirittura ho visto che su questa pagina Telegram il sindaco di Chieri nei giorni di Pasqua ha fatto gli auguri di Pasqua con la lingua dei segni. Io trovo che sia un bellissimo esempio, lo riporto perché l'ho visto, e quindi assolutamente sì all'utilizzo di Telegram, come ho detto prima, per Facebook e per tutti i social, le cose però vanno fatte bene. Perfetto, grazie. Nel frattempo abbiamo visto che la consigliera Zarà probabilmente ha perso la connessione perché l'ho vista fino a poco fa, adesso non è più nell'elenco.
probabilmente è andata via la connessione, dovesse tornare, magari le diamo la parola. Allora, leggerei un'altra domanda, se lei è d'accordo, di Dejanira Piras, spero si legga così il nome. Buonasera, sono Dejanira Piras, consigliera comunale di maggioranza, primo mandato, Torre Pellice. In merito al digital divide, vorrei comprendere da chi dipende. Regione Piemonte o città metropolitana possono attivarsi maggiormente in tal senso o dipendono principalmente dallo Stato centrale? I costi di connessione e gli strumenti possono essere elevati, in particolare per i nuclei più fragili? Ha ragione, consigliera, dipende da tutti, non c'è una responsabilità e non c'è una colpa e non c'è una paternità, in questo caso diretta di nessuno. Bisogna avere finanziamenti per portare ed estendere la fibra, bisogna che i comuni partecipino alle possibilità che ci sono per ottenere finanziamenti dedicati a questo, e certamente i comuni da soli, soprattutto i comuni piccoli, non possono impazzire a rincorrere queste cose, per cui realtà strutturate, come diceva prima il collega Marco Orlando, come ANCI, realtà istituzionali come città metropolitana, sono la modalità per fare sistema. Anche e soprattutto per combattere il digital divide, io credo si debba fare sistema. Ora vedo la consigliera di Leini, Barbara Ponzio, consigliera di maggioranza del comune di Leini, che mi chiede: si può rispondere su un social a una domanda tecnica o sarebbe meglio dare una risposta in privato? Non lo so, dipende. Se la domanda tecnica è una domanda semplice e immediata, si può provare a rispondere. Diversamente, quello che io consiglio sui social, in particolare su Facebook, è questo. Rispondere subito anche alle domande impossibili, rispondere subito. Abbiamo preso in carico, ad esempio io faccio così, quando arrivano delle domande sulla pagina di Città Metropolitana che riguardano segnalazioni di viabilità, cose che naturalmente io non conosco tutto, o questioni molto tecniche, molto specifiche, l'importante è rispondere subito. Grazie per averci contattato, abbiamo preso in carico la sua domanda, l'abbiamo già trasferita, la stiamo trasferendo al sindaco, consigliere, ingegnere, dipende dai casi, e poi possibilmente chiedere l'indicazione di una mail a cui rispondere ovviamente in modo privato. Però l'importante è che se anche la domanda è tecnica ci sia un riscontro immediato della presa in carico. Allora, eccomi. Intanto abbiamo visto che qualcuno che aveva la mano alzata ha tolto la richiesta. Volevamo solo capire se si fossero stufati di attendere o meno, e nel caso possono rialzarla, così diamo anche la parola a qualcuno direttamente, che forse è anche più personale, diciamo, l'interpretazione. Vediamo se riesco ad andare in ordine senza ripetere domande già fatte. Dunque, potrebbe esserci Federico Sambri, consigliere di minoranza del comune di Capri, e non mi pare che sia ancora stata letta. In merito al raggiungimento della popolazione in termini di comunicazione, soprattutto in questa emergenza, vi posso portare l'esempio del mio comune in merito al progetto della distribuzione della spesa a domicilio. Oltre alla comunicazione digitale, è stata fatta una lettera cartacea distribuita dai volontari a tutti i cittadini interessati, e devo riconoscere che, in seguito alla distribuzione della lettera cartacea, la richiesta per il servizio è aumentata in modo significativo. Essendo un comune con numerose borgate montane, il digital divide è ancora più marcato, purtroppo. Sì, non è una domanda, è una riflessione che condividiamo, e di nuovo non possiamo che complimentarci con l'iniziativa. È ovvio che dove ci sono le borgate, e Capri ne ha di estese territorialmente, dove ci sono le borgate, dove è difficile raggiungere le persone, resta sempre valida il rapporto interpersonale e la consegna di lettere cartacee, ci mancherebbe.
Ora questa sera abbiamo parlato tanto di digitalizzazione, ma nessuno pensa sia possibile rinunciare all'affissione di manifesti, soprattutto nei comuni, e quindi sappiamo bene che le modalità tradizionali di comunicare restano sempre valide. Avete fatto benissimo a mandare le lettere e come ha fatto già, come ha detto già la consigliera di Ala di Stura, questo resta sempre una modalità molto interessante. Il digital divide, ripeto, sappiamo bene, soprattutto nelle zone di montagna, crea proprio queste barriere e fino a quando non sarà possibile aggredire il problema, ci si ritroverà sempre di fronte a emergenze piccole, medie o grandi con questa situazione di difficoltà. Va bene, allora le domande mandate per iscritto sono terminate, almeno spero di non aver dimenticato nessuno, fosse così chiedo gentilmente di alzare la mano e farcelo notare, perché appunto è un po' difficile vedere le domande tutte insieme, sono un po' contratte nella loro forma. Allora intanto approfitto per dire che questa seduta, come avrete visto all'inizio, all'avvio della seduta, è stata registrata, quindi anche chi non avrà potuto partecipare questa sera potrà rivedere o vedere per la prima volta l'intervento della dottoressa Gatti. Se qualcuno ha ancora domande, abbiamo penso ancora lo spazio eventualmente per rispondere un attimo. Inoltre aggiungo che, come vi dicevo precedentemente, riceverete alla fine, alla chiusura del collegamento, un questionario di gradimento. È molto veloce, sono poche domande, vi saremmo però molto grati se riusciste a rispondere, perché appunto ci servirà sicuramente per valutare l'opportunità di utilizzare questo mezzo per la formazione degli amministratori anche eventualmente in futuro, eventualmente anche chiedendo alla regione che ci ha finanziato il progetto per i giovani amministratori e per le nuove nomine di poter utilizzare questa forma di comunicazione, di formazione anche per quel progetto. Naturalmente ringrazio tutti moltissimo, la dottoressa Gatti in particolare per l'interessante relazione, e lascio volentieri a lei, dottoressa Gatti, se vuole ancora chiudere. Sì, grazie Gianna, io ringrazio Marco, mi fa piacere vederlo in collegamento con noi. Sono contenta di aver ricevuto tante domande, perché vuol dire che abbiamo, penso, un pochino colto nel segno. Rinnovo la disponibilità dell'amministrazione, la mia mail è semplicissima, è carla.gatti@cittametropolitana.torino.it, facilmente rintracciabile, se avete piacere di scrivermi o per quanto possibile vi rispondo. Sono assolutamente convinta che Città Metropolitana insieme ad ANCI possa fare del suo meglio. Diciamo, aggredire il digital divide è una scelta politica che i nostri amministratori di certo porteranno avanti, io e Marco non dubito che li talloneremo anche su questo. Le scelte tecniche stanno a noi e quindi noi siamo disponibili. Ripeto, se qualcosa di positivo può essere visto in questa situazione così, così straordinaria che ci ha complicato la vita e ha creato così tanti problemi, è proprio quella della consapevolezza di avere grandissime potenzialità. Abbiamo una sfida da vincere, da affrontare e da vincere, perché la digitalizzazione, le nuove forme di comunicazione saranno parte della nostra modalità di vivere nel prossimo futuro. Io auguro ogni bene a tutti voi e buon lavoro a tutti i sindaci e gli amministratori che sono alle prese con tanta fatica. Buon primo maggio a tutti, domani è il primo maggio, buona festa del lavoro anche in questa situazione in cui moltissimi il lavoro non ce l'hanno più.